Yu-Gi-Oh! Tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Allora, qua c'è un problema. Io questo lotto non so da dove viene, non c'è nessuna info fuori, quindi effettivamente non so chi me lo abbia mandato. Ho un paio di ordini che devono arrivare, ma nessuno dei due mi sembra che possa stare qua dentro. Detto questo, ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jugstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotto coreano. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force Wii e Digimon, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, io non lo lancio dall'alto perché altrimenti muoio. Procederei con l'unboxing. Allora. È abbastanza grosso come il mio cazzo. No, forse è più grosso. Il pacco ovviamente non il mio cazzo. E andrei subito ad aprire e vediamo effettivamente che cazzo ho comprato. Perché ultimamente sto spendendo un botto. Sì, ovviamente ci sono carte. Il problema è che non mi ricordo più da dove arriva la roba. Allora, abbiamo questo. Poi un altro deck box qua. Forse ho mezzo capito da chi viene, perché una roba mi doveva arrivare da Vinted, però non segna che è arrivata. E un'altra roba via poste, ma non sapevo effettivamente se avesse spedito o meno, perché non mi ha mandato nessun codice di tracciabilità ancora. Io andrei prima di tutto ad aprire questi, che credo sia la palta. Poi il cosetto che sembra trattato un filo meglio. Andiamo con il primo, che comunque ragazzi io non so voi, ma ste confezioni non le vedevo da 10 anni. Quindi mi fa molto piacere riaprire e trovare cose interessanti rispetto alle. Abbiamo delle cose terribili da bode, tipo ne ho una quintalata. Questo da Brawl, questo da Brawl. Ragazzi non sanno un cazzo, però almeno per dividere le carte foil dalla merda. Carino Starlight Road, che si può giocare in Edison. Bello questo, un'altra Starlight Road. Mettiamo la roba foil da una parte, in modo tale da non fa un disastro. Carino questo, si può tirare. No, non si può più tirare perché non esiste più, sfortunatamente, verte. Poi abbiamo questo, vabbè, l'espansione da Difo. Questa è l'espansione, carino. Claire Wing, carino. Queste da LED. Ah, quindi, onesto, quindi sono da espansione. Poi vediamo altre LED. Ma sperare in un barone qua dentro sarebbe top, ma non ci credo neanch'io che sto. Branded Banishment, che anche questa era salita, mi sembra un paio d'euro. Comunque vi stavo dicendo, non ci credo neanch'io. Bello, in un possibile barone. Allora, andiamo avanti. Abbiamo altra roba di Brawl. Abbiamo Tierra, un Upstar da Demo 1, carino. Poi Terraform Aria, Pomodoro Mistico, anche questo carino per GOT. Questa è quella scritta colorata. Jubel, mamma mia, roba B-Trooper. Scienziato Magico, robe a caso. Questa carina, questa è super. Questa sbrillucica un po'. Bello questo, la Silver Rari, chiamiamola così. Altro Pomodoro, un altro Riccastro che fa sempre comodo. Questa carino, Dugares, bello. Bella anche questa. Poi anche questo carino, perché il mazzo, mamma, Power Veiler, vabbè. Poi vediamo qua, ci stanno solo Bubble Man. Sì, un bel playset, sfortunatamente non è Secret. Fury Bandito, credo in playset. Sì, infatti. Poi, vabbè, Tifone, Nobiluomo che si può giocare in Edison. No, in GOT, anche in Edison. E carte a caso. Comunque, stiamo partendo bene. C'è roba mezza interessante qua. Allora, poi abbiamo roba da MP. Mettiamola solo per foil. La Murena, vabbè, io su quella carta ci ho creduto, però non sono usciti mazzi acqua fuori. Fusione istantanea da Fuen, bella. Terraformaria, beh, roba paleozoica. Vabbè, questa la prendo, anche se è tutta roba reprintata. I Grave Digger, belli questi. Vediamo se ci stanno tutti. No, speravo in un terzo Grave Digger, perché almeno potevo iniziare a sostituire la roba che mi è stata rubata. E le Sera, vabbè, non sono da pack, però sono accettabili. Poi abbiamo Pularia, Vesciculo, roba Purely che non costa un cazzo. Polverino, questo è carino. Twin Twister, stessa cosa. Dark Law, non me ne privo, assolutamente. Babuska, stessa cosa. Dark Hank, questo è carino. Questi sono carini. Tutte robe mezze umane, bello questo. E per il resto, vabbè. Lambda, che non ce l'avevo, ma credo di farci poco adesso. E beh, se proprio vogliamo mettere da parte roba mezza interessante.
solo perché è gold, eh. Allora, andiamo avanti e vediamo. Qua un custode di tombe, a caso. Tipo, c'ho 72 di queste terraformare, ma adesso la stampano secret, quindi un po' una merda. E vabbè, bella questa, questa finisce il mazzo. Questi carini. Questo che sta qualcosina, ma non troppo. Mask change second. Cuoco corrotto, perché ci si può fare la combo dove tipo si rende lui indistruttibile. Poi, allora. Sembra che mi sono fatto di cocaina. Fermi ragazzi, prima di procedere con il lotto, vi ricordo che se volete supportare questo canale vi basta solamente un mi piace, un commento e l'iscrizione. A voi questa cosa non costa assolutamente niente, ma a me dà un supporto enorme, perché mi permette di far arrivare questi video a tutta la community. Questo è importante soprattutto perché entro fine anno vorrei arrivare a 5K. Lo so che la strada è ancora lunghissima, però se mi date una mano ce la possiamo fare. Grazie mille a chiunque lo farà. Allora, andiamo avanti. Belle queste da AP. Comunque ragazzi, ho scoperto, belle queste. Come mai io mi sento sempre gasato ogni volta che sbusto roba? Perché mi sale l'adrenalina ogni volta che sbusto. Quindi per avere sempre la stessa sensazione continuo a comprare altre carte in maniera spasmodica. E... bello Cali. E quindi la mia vita è un continuo spendere carte per avere la stessa sensazione di euforia. È una cosa buona? Una cosa brutta? Meglio che non me la faccio questa domanda, perché la risposta potrebbe non farmi molto felice. Nel dubbio continuo a comprare figurine. Allora, abbiamo poi, bella questa Duality. Poi abbiamo, carta caso Bujin, non credo ci faccia niente. Qualcosa da MP20. Un altro Link Bujin. E poi tutto il resto, Yamato, Tsuchinoku. Bello, c'è qualcosa anche da americano. Non è male, se non l'avete visto, guardate che guardate bella cartina americana. Andiamo avanti, vediamo. Abbiamo numero 15, che non è male. Tsukuyomi, Amaterasu Secret da MP. Peccato. Adesso mazzo spolverello. Adesso sentiamo chi di dovere. Oh, dimmi. Allora, domanda importantissima. Ma se io avessi per caso adesso qua in mano mia una base spolverello. Il polverello, no, spolverello. Che schifo, mi ricordo che base è. Montiamo una lista? Sì, non so se è viabile nel 2023. Non importa. Non importa. Dai, tanto se potrai bridare con qualcosa di rotto. Tipo Sprite polverello. Perché i polverelli non sono a livello 1? Sì, ma ho scelto un mazzo a caso così, non ha un vero e proprio significato Sprite polverello. Dai, certo che lo fa. Se ce l'hai, certo che la fa. Ce l'ho in mano, no? L'ho appena tirata fuori. C'ho quello, c'ho Bujin e c'ho Hieratic. Bujin pure bello, sempre un mazzo meme, chiaramente. Però, no, io polverello, guarda, cerco subito. Cerco di capire come gira. Va bene, no, perché sto registrando il video e volevo sapere se era fattibile o meno. Io non lo so ancora se è fattibile, ti dico, direi in ogni caso se tanto c'è come... Vabbè, ciao. Sì, ragazzi, è fattibile. Prossimamente Decris polverello. Andiamo avanti. Allora, andiamo con il prossimo, facciamo un po' di piazza pulita e vediamo effettivamente cosa c'è qua. Allora, queste sono tutte con la foderina, mamma mia. Che sega che mi faccio. Abbiamo altra roba custode di tombe e Paleozoic. Ok. Bella questa americana. Top, mettiamo da parte. Anche queste, questa ci credo ancora. Questa da OP5, carina. Mamma mia, la roba goti. Io odio sta roba, ne ho una quintalata infinita. Bello questo così. Però no, la roba goti no, ragazzi. Non avrete una decklist goti aggiornata al 2029. Allora, vediamo. Qua abbiamo roba in Zector. Sono interrotto, questi me li tengo. Questi me li tengo. No, anche se Gadarla ce l'ho, quindi Gadarla in vendita. Fascino, l'ennesimo. Altro fascino, roba in Zector. Fascino. Bozzolo dell'ultima evoluzione da LED 2, che dovrebbe stare un po'. Ehi, ma questi sono super. No, sono più belli dei miei, cazzo. L'ho messi da parte common, che cazzo me ne frega. Oh, bello questo. Lancea ultra, molto bellini. Questa anche, prendiamo. No, questi, prendiamoli, ma belle. Starlight Road. L'unica cosa è che sono in tedesco. Petra Terra Maledetta, bellino. E Spettro di Sir del Sanguigno Scarlatto e Dorato. Comunque, allora ho capito cosa c'è lì. Non ci sono le carte costose. Ci dovrebbero essere, visto che ho capito che ordine è. Ci sono tre structure deck Albaz. Per chi le volesse, ne ho un boato. Bene, ci siamo liberati di un po' di roba. Adesso torniamo alla roba interessante. Le singole. Abbiamo altri due conquistatori. Aquero. L'unica cosa è che a me non mi è entrato mai un Eldritch Secret. Cazzo, è l'unica carta che voglio. Infatti sono gli ennesimi Eldritch Gold. Poi tutto il resto è sempre Max Rarity. Però ecco, un altro Liebe. Però sì, ok, belle ste cose foil. Però cazzo, ragazzi, prima o poi, visto che tanto il resto ce l'ho, Eldritch Max Rarity. Vi porto una lista Lamborghini che solo io. Poi, vabbè, il resto è... Vabbè, carini colpi solenni, ma per il resto è
tutta fuffa. Allora, abbiamo poi altro colpo solenne, cose a caso, bella tonna che non costa più niente. Lui, carino americano, forse me lo tengo per me. Gattino a soccorso, bello, con l'artwork normale. Poi roba Melfi, roba non ricordo, monarca, roba monarca, bella roba monarca. Soprattutto perché adesso escono i supporti nuovi, quindi... No, ragazzi, non avrete una lista monarca. Vabbè, robe a caso, altra roba monarca, altra roba con i tributi. Due Evely Match e Durendal, bello. Durendal, vediamo in che condizioni è. Oh, bello, il front è carino, il back un po' meno, ma è comunque un Durendal Ultimate. Abbiamo un paio di Evely Match, numero 20. Quanti ce n'è? Un po' dei numeri 20 Ultimate, mettiamola così. Poi, doppio servitore Nadir per Nemralia Max Rarity. No, Max Rarity. Però per Nemralia. Poi Trinzector. Questo, ragazzi, questo mi fa godere un botto. Questo è... questo me lo gioco. Fanculo. Visto, per puro culo non ho messo Rafflesia Ultimate nel mazzo che mi hanno rubato, quindi si giocherà pure quella adesso. Perfetta. Poi abbiamo altre tre rivalità. Queste molto belline, con dei difetti ovviamente, come potete vedere. Però nel complesso sono mezze umane, che possono sta. Sono ex good, più good che ex. Infatti qua c'è il difetto qua giù in basso. E diciamo che le condizioni non sono eccezionali, però comunque sfido a trovare un playset NM Ultimate in seconda, perché in prima non ce l'ho, ma non ce l'ho neanche NM in prima. No, NM in seconda. Poi abbiamo Calabrone Insector. Il mio primo Zeus, proprio acquistato prima della reprint. Poi abbiamo questo Star Eater, che ovviamente non verrà mai messo. Oh, bello, bello. Guardate quanto è bello Ultimate, porca troia. È ex good, però è molto bellino in inglese. Poi Drago Synchro alla cristallo, anche questa è un'ottima, cioè ottima, una bellissima carta, condizioni ex. Poi abbiamo Buco Trappola Tempo Spazio in tre copie, tre fragrance di rarità differenti, due da OP1 e una da CP05 e una Skill Drain che ha visto palesemente tempo migliore. Allora, andiamo avanti. Altre cose che dove si andrà a piangere. Abbiamo una bellissima mascherena che è stata appena reprintata, Balena Aurora Bianca, che ok, lui che boh è l'ennesimo che prendo, ma stica. Skill Drain Ultra. Poi un giudizio solenne, così a caso, dei corvi, ovviamente rarità differenti perché sì, perché la vita è ingiusta. Poi Nibiru, belli, almeno la lingua è la stessa e la rarità pure, carini. Poi Ash Blossom con i piedini, palesemente, perché a chi non piacciono i piedi. Poi abbiamo una Giara dei Desideri, un Lightning Storm, l'ennesimo, due Lightning Storm, tre Lightning Storm. Poi Impermanenza Infinita da Structure Deck, colpo solenne in 3, 4, 5, 6 copie. Non mi mancano i colpi solenni. Poi abbiamo Ghostogre in 3x, Veiler, Crossout che è salita, stranamente, è arrivata tipo 13 euro l'una, ma va bene. Poi, vabbè, Droll, che anche questo è sempre buono, 3 padroni teschi sempre buoni, 3 Lava Golem, da lo stesso set, incredibile, finalmente. Poi 3 scorritori dimensionali, anche questi ottimi per il side, Token Collector e Fusione Pronta, ovviamente sempre da ristampa. Io andrei adesso al quarto, al terzo. E se non sbaglio ci dovrebbero essere anche due Structure Deck Trap Tricks, che ancora non li vedo. Mi devo preoccupare? Punto di domanda. A posto, abbiamo aperto. Fatemi aprire anche questo subito per controllare effettivamente se ci sono gli Structure Deck, perché sennò piango, visto che pensavo di tenerli per me e poter rimontarmi il mazzo. Però la vita potrebbe essere ingiusta a volte. No! No! Perché? Perché per fare spessore hai danneggiato delle carte di Pokémon, di cui una Stamped? No! Porca troia! Che meno. I tre Structure Deck ci sono e sono pure in inglese, quindi sto bello tranquillo. Andiamo prima con questo più piccolo e poi con quello più grosso. Verrò sommerso dalle carte prima o poi. La mia vita ormai è questa. Abbiamo Absolute Rebecca Jack, un po' di roba credo BA, buco nero, bello così, Lost Wind, sì, roba BA, infatti, trucco trappola super, molto bellino. Poi Dea del Mondo Sotterraneo, numero 49, Cherubini, anche questo buono, Drago Libro Spada buono, Darius, Virgilio, Downer Magician, Zeus, Gold, che vabbè lasciamo sta, terribili. Beatrice, forse si è messa bene. Non è messa bene. Volevo metterla nell'album del Staple, però ok. Poi abbiamo 3 Graph Gold, 3 Skarm Gold, un Farfa Gold. Cioè, c'ha tutto il mazzo Gold. Bello. E ora di rimontarsi BA? Quasi quasi. Che bello poi. Poi abbiamo 3 Susanoo e una Materasu. Sì. E poi 2 Kagutsu. No, Kagutsuki è uno Tsukuyo. Bello. Andiamo avanti. Ho visto un Gamesiel, ma probabilmente non sarà Secret. Allora, abbiamo Yazi in 2 pair.
Poi Arcidemone, Nova, Catastor e cose a caso. Poi Leo, Winda, Secret, bella. Poi Eldritch the Mad Golden Lord Secret, che non è il Golden Lord vero. Poi questo in francese e cose a caso. Costrutto Ultra, non, peccato che non è l'espansione. Poi Intessa, un po' di legge oscura perché sì. Poi Cocito invocato, c'è qualcosa sotto, vediamo. Un altro Cocito invocato common. Queste, invocato, invocato, invocato. Fantasma in lutto secret, ma ce l'ho già. Un'altra Lancea, quante? Altro playset di Lancea. Questo contrattaccante C, bello. Driver e... fortuna, no, aspetta. Che belli questi gamma, che non si possono più giocare. Ma... va bene, poi vabbè, abbiamo delle Cherry Gold, Ghost Bell, Logoran, loro da Brawl che sono carini. Poi Comungus in 2x. Il preset di Games in inglese Ultra, questo me lo tengo. E compenso il vuoto nel mio cuore. E beh, prima che piango, pensando ai miei Games, andrei subito con l'ultimo malloppone di carte. Allora, abbiamo Buco Trappa del Caos, Royal Decree da Dude. Sapete che non so se ce l'ho per me. Sa che me ne tengo da parte. Poi aree di confusione, sì, perché ce le dovrei avere rovinate. Poi Durendal in portoghese o in spagnolo. Poi abbiamo Trucco Trappola, a point ovviamente. Imperial Order, altra carta incredibile. Prigione, Molotac in americano? Sì, ma solo uno, fortunatamente. Poi abbiamo playset di rifugio e basta. Allora, andiamo avanti. La situazione ogni volta che tiro fuori roba è peggiore. Allora, vediamo un po'. Un Exiton, top. Questo è bellino. Questo è bellino. Questo è fastidio schifo. Questa però è bellina. È bellina. Tutta roba per Edison. Formato più bello del mondo, a suo dire. Tre arco. Buono. Lui carino. Lui ancora più carino. Comunque vi stavo dicendo, ragazzi, per quanto gli altri due Exiton, considerando il formato, sì, bello. Ma Got, la casualità di Got è incredibile. Bello. Quanti alu perciò? Troppi. Oh, ragazzi, queste sono le ultime 50 mine che ho comprato. A posto. Poi abbiamo altro mazzetto. Abbiamo Alucard, Pachycefalo, Galaxy Soldier, Taryuja, che non è male. Poi, vabbè, Xyz a caso. Altro di questi. Poi vediamo qua un altro Araldo. Questa mi sa che è un americano. Mi sa che ce ne sono due. No, mi sa che sono in inglese. Poi 101 da Dude, Dweller, Durendal, Dragogaia, Dante. 38, che non è male. E poi, boh, roba pesce, roba goti, che non voglio più vedere in vita mia. Questi carini, carini. Però non voglio più vedere in vita mia. Basta, ma quanta roba. Di gamma. No, le barrier no. Ma ragazzi, basta quella roba pesce. Abbiamo poi run a scambio. Oh, queste cercavo, queste qui, che ci servono per la lista dei Nemralia. Poi, vabbè, il ballista, Tatino Civio, Linkross, che bello, sarebbe bello di giocarlo. Poi mappa di Pirirace, Shueudetko, bello. E cose a caso. Prigione, Corvi, bello. Questa, ragazzi, questa voglio vedere in che condizioni è. L'ho considerata rovinata, infatti non è perfetta. No, è messa peggio di quanto pensassi. Però comunque, quanto cazzo è figa. Altro che le tette di una ragazza. Poi abbiamo Chimera Tech Fortress Dragon, da Jump, poi. Questo vale quanto una quarta di una modella di Intimissimo. Come minimo. Allora, poi abbiamo Falce, no, e Signore della Prigione Celestiale, che io ho considerato tutti e tre da pack. Sì, sono tutti e tre da pack. Per un secondo ho pensato fossero da Tin, però buono, buono, buono. Allora, mettiamo via. Poi abbiamo Alpha, il Signore delle Bestie, Ispettore Cavalcatavola, Imperial Order, che vi dirò, è messo meglio del previsto. E è un ex good, però ci sta. Poi roba Invoked, io ho visto esserci anche, bello. Ecco, questo è quello che volevo, questo è quello che fucking cercavo. Manca la magia, se non sbaglio, e devo assolutamente tirarla fuori, perché uè, con due? No, per favore, non fatemi comprare la terza. Cioè, fatemela trovare qua. Abbiamo Turbini Gemelli, tutti super, bello, li tengo. No, aspetta, c'è lo secret, ok. Poi, vabbè, carta della distruzione, Beatrice e un po' di roba di Pokémon. Così, perché no? Io e Mewtwo e Fizz sono, cioè, fighissime. Anche Umbreon e Darkrai. Fatemi controllare. Sì, sono vere. Per un secondo ci ho avuto un flash di guerra, di roba di merda falsa che mi hanno proposto. Poi abbiamo Gaia, roba ancora Hieratic. Sì, tanta roba Hieratic. Dei Fantasmei. Vabbè, non si giocano dal 2003. E niente, andiamo a vedere l'ultimo mucchietto e speriamo di riuscire a trovare la terza invocazione. E dai, per favore, per favore, per favore. L'Extrava, bella, in americano, Latin. E bello questo. Questo non ce l'avevo. No, ma in che lingua? Sì, in che lingua hai comprato le carte? Perché è in francese. Dai, tocca continuare a giocare a quello ultra. Top, ho appena controllato e c'è tutto. Bene,
ancora tocca pagare. Bene ragazzi, diciamo che posso ritenermi soddisfatto perché ho tirato su bella robetta sia per me che per la vendita, quindi prima o poi troverete tutta sta roba sul market, e se non la trovate scrivetemi su Instagram che nel caso ci accordiamo. Fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate della serie dei lotti, perché noto che vi sta piacendo, mettiamola così. Quindi se volete invece di portarvene una al mese ve ne porto due, diciamo le alterno un po' con i pack opening. Detto questo ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video, poi più avanti la decklist polverello. Ciao a tutti.